prima erano proprio fantasmagorici, mentre adesso meno rispetto a prima. Sto parlando di questa crema qui. Vedete, questa è l'edizione gel crema. Quindi quella per pelle è particolarmente secca. Io ho la pelle secchissima, non sembra proprio perché faccio un uso massiccio di questa, ma se non la uso per tipo 2 giorni la mia pelle cade letteralmente a pezzi. Comunque ne ho provate tantissime prima di questa e non mi ci sono trovata completamente. Questa è la prima della storia, infatti ne ho 3 quintali anche a casa perché la uso tantissimo, la compro e la ricompro ormai da un sacco, però appunto credo che inizi a dare meno effetti rispetto a prima e quindi credo di dover iniziare a provare anche altri prodotti, anche se non voglio, perché è la prima crema idratante che mi ha veramente idratato la pelle nella storia e quindi non sono pronta a lasciarla andare. Ho pensato che potrei alternarla con altre, ma piccolo spoiler, aspetto una crema da una collaborazione di skin. Anche rivelazione del mese, baby, serie TV che ho guardato, ho spazzolato in una sola giornata, mi è piaciuta tantissimo nonostante sia molto sottovalutata come serie, perché se voi chiedete in giro non c'è una persona che me ne parli bene, veramente. Poi la mia migliore amica l'ha guardata e dopo è stato il primo vero giudizio positivo che ho avuto sulla serie. Cinema, ma in realtà siamo d'accordo praticamente su tutto, no? Veramente. E quindi quando lei mi ha detto guarda che ti può piacere, a me è piaciuta, perché lei argomenta sempre le sue affermazioni, non dice cose a caso, ecco. E quando lei mi ha detto, ho detto ok, no, allora devo darle una possibilità, assolutamente, se lo dice lei ne vale la pena. E l'ho finita in un giorno, mi piaceva tantissimo, non capisco perché sono tutti così critici con Baby. Il tema è quello della prostituzione minorile. Le persone coinvolte sono persone comunque di alto ceto sociale e ci sono queste due ragazzine che sono le protagoniste della serie, che appunto entrano in un giro ma in modo progressivo, cioè quando all'inizio della serie ancora non ci sono dentro e poi via via ci entrano dentro, e fa capire come si possa entrare anche in giri brutti ma senza accorgersi. Cioè le ragazze durante tutta la serie rimangono contente, allegre, cioè più o meno contente, allegre, contente, cioè felici, nel senso non è una serie pesante, anzi estremamente leggera, però è il tipo di leggerezza che comunque ti invita tanto alla riflessione se hai un minimo di cuore e di mente per decodificare.
Ripeto, se volete descrizioni più approfondite. Fossono maglietta, però con il taglio di una camicia, tessuto come una maglietta, anzi più comodo, larga, quindi magari nei giorni in cui mi sento un po' più gonfia è perfetta, colore che secondo me mi sta bene, mi mette molta allegria ed è estremamente primaverile. Questa ancora l'ho messa soltanto sotto i maglioni, ma non vedo l'ora che arrivi la primavera effettiva per poterla mettere proprio come capo a sé. Assaggiato cose strane.
molto interessanti che non sapevo. E li prendi come prodotti da supermercato. Yeah.